Un densitometro di ultima generazione è in grado di effettuare valutazioni specifiche sulla salute delle ossa e il dono dell'associazione La Doppia Elica a favore dell'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta, presentato nel corso di un incontro davanti a diverse autorità politiche, sanitarie e religiose. Per La Doppia Elica, attiva nella promozione dei corretti stili di vita attraverso iniziative e percorsi di sensibilizzazione, è il concretizzarsi di un altro lodevole progetto. Nasce a Molfetta alla fine del 2019 con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura e la diffusione delle mutazioni genetiche connesse con l'aumentato rischio di carcinoma mammario ed ovarico e sulla necessità di intervenire precocemente. Sin da subito ci siamo uniti all'ospedale e grazie alla collaborazione con la senologia e la radiologia oggi ci sono diversi medici che fanno parte della Doppia Elica. È già la seconda donazione che facciamo, un ecografo che ha consentito all'ospedale di Molfetta di diventare il primo ambulatorio di ecografia interventistica ed oggi questo densitometro osseo, siamo particolarmente orgogliosi. La sinergia tra ente sanitario e associazioni è evidenziata dal direttore generale facente funzioni dell'ASL Bari, Luigi Fruscio. Nel presidio di Molfetta, grazie all'associazione Doppia Elica, stiamo vivendo una collaborazione tra ente sanitario e associazioni nel migliorare la presa in carico dei pazienti, perché con questa seconda donazione che l'associazione ha fatto andiamo a prendere in carico ancora meglio quelle esigenze delle donne, con strumentazione nuova e moderna. Alla responsabile della radiologia di Molfetta, Maria Rosaria Fracella, il compito di illustrare la funzionalità del nuovo strumento. L'apparecchiatura che abbiamo ricevuto in regalo dalla Doppia Elica è particolarmente preziosa perché non è soltanto un densitometro ma è anche un impedenziometro, il che vuol dire che noi riusciamo contestualmente a misurare la massa ossea ma anche la massa grassa e la massa magra, fornendo delle informazioni dettagliate su quelle che sono delle patologie sociali, cioè l'entità dell'osteoporosi. Per quanto riguarda le problematiche del sovrappeso, quantizzare bene la quantità di grasso addominale permette anche in questo caso di applicare una serie di misure sartorializzate sul paziente però nell'ambito dei corretti stili di vita per la prevenzione di malattie cardiovascolari e metaboliche.